Nell'ambito del progetto VIA, Strade dei Vigneti Alpini, che è un progetto Interreg, quindi Italia-Francia, Alcotra, Città Metropolitana ha chiesto all'IRES di verificare se esistono le condizioni territoriali per lo sviluppo dei sistemi locali a partire dai vigneti e dal vino. Questo è il progetto. Attualmente la ricerca è ancora in corso, stiamo ultimando le interviste con gli operatori del settore, i testimoni qualificati e i turisti. Più o meno al momento abbiamo una cinquantina di interviste raccolte e analizzate. Obiettivo di queste interviste è riuscire a confezionare un insieme di indicazioni e strumenti utili che Città Metropolitana di Torino possa utilizzare andando sui territori per costruire insieme alle comunità questi progetti enoturistici locali. Un altro concetto che era molto utile per la ricerca era quello di vino o vitigno eroico, laddove per eroico intendiamo un tipo di viticoltura che è marginale e più difficile di altri tipi di viticoltura perché è sviluppata su pendii e con delle possibilità di creare reddito inferiore rispetto alla viticoltura di pianura. Tra le cose interessanti che emergono è il tema della qualità, quindi uno dei valori chiave attraverso cui è possibile costruire questo concetto di comunità del vino è proprio la qualità, perché sono territori dove produttori anche storici di vino hanno investito negli ultimi tempi anche in maniera significativa nel aumento qualitativo del proprio prodotto. Altri elementi interessanti riguardano la varietà del territorio della Città Metropolitana di Torino, che non ha una omogeneità come può essere quella delle Langhe, Roero e Monferrato. Se questo sia un punto di debolezza o un punto di forza lo si potrà poi solo verificare quando si passerà alla fase operativa. Sicuramente ci sono però dei luoghi e di solito individuabili in areali più ristretti, quindi in corrispondenza di uno o due comuni al massimo, dove c'è la compresenza di un paesaggio molto connotato dal punto di vista del vino, la presenza di un prodotto forte e alle volte anche proprio l'identificazione del nome del comune con il vino, pensiamo a Carema e a Caluso, bene, in questi luoghi è più facile che ci siano già delle comunità del vino quasi del tutto strutturate. Dalle interviste sono emersi diversi spunti interessanti, sicuramente il fatto di riprendere in mano dei territori che in passato erano vigne, ma che con il processo di industrializzazione sono state poi abbandonate, questo si ha prodotto diciamo, un rimboschimento di quei territori che oggi invece stanno tornando ad essere vigne. Questo da un lato avviene grazie a giovani produttori anche di 25-30 anni che hanno aperto queste nuove attività da zero, così come altri che invece sono, diciamo, hanno ripreso in mano l'attività della famiglia, quindi frutto di una tradizione storica di grandissima importanza. Entrambi, diciamo, il punto di forza è questa apertura anche verso l'innovazione.